Oggi è il 16 di maggio, indovinate un po', domani è il 17 di maggio, esatto, risposta corretta, complimenti. Il 17 di maggio che è la giornata internazionale contro l'omo, lesbo, trans, bifobia. Credo di averli detti tutti. E, internazionale, e quindi anche in Italia ci saranno manifestazioni di sensibilizzazione sull'argomento. La polemica è nata perché la sensibilizzazione avverrà anche nelle scuole. Allora, io non ci vedo granché di male, ecco, lo devo ammettere, c'ho sta cosa qua, sarà una cosa di famiglia, insomma, non lo so. Però vedo che ci sono molti che non la prendono benissimo, e tra questi c'è Mario Dinolfi, il mio amico Mario Dinolfi, che è in collegamento con noi. Buonasera. Buonasera Stefano, buonasera agli ascoltatori. Dunque, hai scritto una cosa durissima, peraltro uso proprio l'aggettivo che tu stesso hai usato con me quando ti ho chiamato, sulla giornata di domani, perché dice è pure la giornata in cui si potrebbe ricordare l'omicidio del commissario Calabresi, no? Visto che avvenne appunto il 17 di maggio, invece, però non l'hanno scelto, non è stato scelto dagli italiani quel giorno, insomma, no? Allora, ricordiamoci una cosa, il 17 maggio del 1972, cioè esattamente 50 anni fa, sì, l'omicidio di Luigi Calabresi, di un ragazzo di 34 anni, perché quando si dice l'omicidio del commissario Calabresi uno pensa al commissario Bassettoni, vecchio settantenne, no. Era un ragazzo cattolico di 34 anni, papà di tre bambini, che lascia una giovanissima vedova, Gemma Calabresi, ed è l'inizio di una storia tragica del nostro paese, che si chiama terrorismo, che l'ha attraversato per decenni, che ha causato 442 morti tra i servitori dello Stato, e che si è concluso con uno Stato che, col Presidente della Repubblica appena eletto nel 2006, decide di scarcerare dopo pochi mesi il terrorista vile che aveva sparato alle spalle di questo ragazzo, uccidendolo e condannato come esecutore materiale del gesto. Mi riferisco a Ovidio Bonpressi. Qual è il problema? Quelli che hanno mandato questa famosa circolare delle scuole dal Ministero dell'Istruzione, da Viale Trastevere, la conosciamo bene noi romani quella sede, sì, quante manifestazioni abbiamo fatto da studenti, da genitori. Beh, chi sta dentro quel ministero, molti di quelli che stanno dentro a quel ministero e che oggi lo comandano sono vicini, parenti, se non loro stessi, di quelli che sostenevano con un agghiacciante appello pubblicato sull'Espresso e firmato da tutta l'intelligenza di sinistra dell'epoca che il commissario Calabresi era un macellaio che andava isolato, e a seguito di quell'appello effettivamente Lotta Continua eseguì quel primo tragico assassinio che avviò la stagione terrorista. Oggi ci mandano una lettera per dire che nelle scuole il 17 maggio, anziché ricordare non solo il sacrificio di Luigi Calabresi, ma di tutti i servitori dello Stato, perché i 442 che sono caduti sono tutti cittadini inermi e prevalentemente carabinieri, poliziotti, magistrati, avvocati, giornalisti, quello che restano poco. Oggi bisogna seguire ciò che la moda impone, e quindi ci dobbiamo fare la giornata della omotransfobia delle classi di prima elementare, e mi spiegheranno come si farà. Io ho le mie tre figlie, una delle quali va nella scuola dell'infanzia, voglio vederli spiegare la omotransfobia, o meglio, preferirei non vederlo, preferirei che nelle scuole si studiasse la storia del nostro paese, si studiassero le ferite,
nel nostro paese non si facesse propaganda. Oh, però allora io quello che voglio capire però è effettivamente questo, perché l'ho detto in premessa, questa giornata è stata istituita, lo ricordiamo i nostri ascoltatori, nel 2004 dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea. Ora è certamente una coincidenza dolorosa, ma tutta italiana, no? Quella del 17 maggio. No, ricordiamola tutta la storia, Stefano, però. Questa giornata sì è stata istituita genericamente in questo senso, ma doveva essere celebrata nelle scuole secondo il diktat di un progetto di legge ormai arcinoto che si chiama DDL Zan, che è stato bocciato dal Parlamento repubblicano. Ora, ti pare a te che una norma che era inserita in una legge bocciata, in un disegno di legge bocciato dal popolo italiano, perché il Senato della Repubblica dovrebbe almeno rappresentare democraticamente il popolo italiano, debba rientrare dalla finestra dell'ideologia di Viale Trastevere? Quindi allora attenzione, cioè, vediamo se ho capito bene, facciamo questo test. Tu non stai dicendo che non si debba fare la giornata, visto che è stata decisa a livello mondiale, no, certo, a livello internazionale, ma non nelle scuole, l'avete messo nella legge, è stata bocciata la legge, è stata bocciata proprio per quei punti, perché era uno dei punti su cui si discuteva, tutta l'Italia si ricorda, persino il governatore del PD, De Luca, governatore della Campania, disse in una festa dell'Unità: ma come vi viene in mente di andare a fare la giornata della omotransfobia nelle scuole per legge? Sconfitti sulla legge, provano a fare la circolare, perché poi alla fine i burocrati sono sempre burocrati, sconfitti sulla legge fanno la circolare, e sono i nipotini di quelli che facevano gli appelli contro Calabresi, perché anche questa congiunzione va messa, perché questa congiunzione spiega tanto, altrimenti non si capisce come un paese come l'Italia possa dimenticare il sacrificio di un personaggio di enorme valore come è stato il commissario Luigi Calabresi e di tutti coloro che poi hanno pagato il prezzo di quella storia, che è la storia del terrorismo, e invece si debba completamente coprire di oblio le vittime di quella storia per far assurgere la nuova lobby trionfante, nonostante la legge che lo doveva far fare fosse stata chiaramente bocciata, e peraltro bocciata proprio su quel punto. Però scusami, tu lo sai che ho una simpatia nei tuoi confronti, quindi non c'è nulla di... Ma no, il 9 maggio non è il giorno della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi? Questo... Il 9 maggio è collegato alla morte di Aldo Moro, però mi permetterai, questo è il cinquantennale. Okay. Il cinquantennale della morte di Calabresi. E ripeto, è il primo atto terroristico in cui viene esplicitamente assassinato per matrice politica un servitore dello Stato. 17 maggio 1972. Da allora noi siamo abbastanza vecchi per ricordarcelo, partì una stagione tremenda, tremenda, che solo chi ha vissuto, e in particolare chi ha vissuto a Roma, si ricorda. Con il terrore che avevano le nostre mamme a mandarci in giro, perché attenti, guardate, lì si spara, lì c'è la manifestazione, non ti avvicinare, e quanti sono stati i morti, quanti nomi potremmo elencare. Ragazzi, la storia si studia nelle scuole, non le puttanate, questo è il problema centrale, e soprattutto c'avete Rai 1, c'avete il Festival di Sanremo, c'avete l'Eurovision, avete tutte, non ti piace l'Eurovision? L'Eurovision non ti piace, insomma. Non a me non è piaciuta granché, non lo so, ai radioascoltatori. Voglio dire, sì, i telespettatori l'hanno vista in tanti, insomma. Ma no. Molti ho letto, almeno forse ho una bolla di persone che mi hanno detto che
non è stata premiata la qualità, diciamo, ecco, insomma, è stata fatta ideologia anche là. A me un mondo che è ridotto a fare sempre e solo ideologia comincia a stancarmi, prova a difendermi anche ricordando un passato che è vivo nel mio cuore, vorrei fosse vivo nella memoria e nel ricordo storico di quelli che si siedono in un ministero. Senti, che ma, si chiama, questo ho capito. Allora, ma tu hai notizie di come verrà? Ma insomma, dalla prima elementare non credo, dai, che gli racconti? Dalla prima, no, dovevo anche la scuola dell'infanzia. Ma dai. Perché la circolare prevede che debbano fare iniziative in tutte le scuole d'Italia. Questa è la circolare che è arrivata negli istituti. Per fortuna i docenti poi hanno più buonsenso, ho letto interviste al alla preside del Mamiani, a Mamiani sono grandi, romani, che hanno cominciato a dire vabbè ragazzi, abbiamo le cose più serie da fare, insomma, siamo a fine anno. Ma io al Mamiani, allora lo diciamo a chi ci ascolta da fuori Roma, il Mamiani è uno dei licei classici più conosciuti a Roma, più storici, più tradizionali, quindi insomma è comunque un liceo e quindi là si trovano ragazzi abbastanza grandi da poter capire. Però no, ho detto cose proprio là, che abbiamo fatto da qua, questo per capirci, insomma, perché sia chiaro che tanto sono alcuni licei che proprio sul tema del terrorismo sono stati attraversati da storie molto tristi e violente, e sarebbe stato bello francamente che nelle scuole di Roma e di tutta Italia fosse stata il 17 maggio una grande giornata di unità nazionale, e invece ancora una volta sarà una giornata di inutili polemiche. Ma domani, allora tu hai dei figli, stavi dicendo delle figlie piccole, giusto? Tre figlie. Quanti, sì. Ricordiamo gli anni? Scuola dell'infanzia, la più piccola, scuola media, la mediana e università la più grande. Università, ok, quella fa quello che vuole, insomma, no? Quindi, scuola media, sai già come si strutturerà? Prima media dell'istituto Visconti, Viscontino, okay. Ecco, sai già come andrà la giornata oppure no? Non ho idea, me lo farò dire domani. Non me lo sono fatto. Sì, ce la mando, figuriamoci se non ce la mando. Non sono, diciamo così, uno che vuole mettere il burca sulle cose. Voglio che ci vada, che vada con la sua testa. Lo abbiamo già ragionato con la sua testa sulle questioni della guerra, come abbiamo ragionato su questa follia del mandarle con le mascherine a scuola, perché mia figlia deve andare con la mascherina a scuola, anche i miei figli, certo. Vengono proposte delle norme cogenti che tendono, diciamo così, a incaprettare un po' sti ragazzi, però poi per fortuna sti ragazzi, e devo dire anche molti docenti, aiutano al ragionamento. Ragionate con la vostra testa, ragazzi, è la maniera migliore per andare avanti. La scuola deve servire a questo e a fornire, lo ripeto, informazioni sulla nostra storia, che tutto sommato è una storia da raccontare, specie quando è stata così tragica e così prossima.